La Pasqua è una delle festività più importanti della religione cristiana. In questa festa i cristiani ricordano il passaggio dalla morte alla resurrezione di Gesù Cristo. I cristiani ogni anno ricordano l'ultima settimana di vita di Gesù, che inizia con la Domenica delle Palme e termina con la Domenica di Pasqua. Questa è la Settimana Santa. Questo tempo è preceduto dalla Quaresima, 40 giorni di riflessione sugli insegnamenti di Gesù, che inizia il mercoledì delle ceneri. Nella Domenica delle Palme, che è l'ultima domenica prima di Pasqua, i fedeli si recano in chiesa in processione, portando rami di palma e di ulivo benedetti. In questo modo ricordano l'ingresso festoso di Gesù a Gerusalemme. La sera del Giovedì Santo si celebra la messa che ricorda l'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli. Prima della celebrazione, il sacerdote esegue il rito della lavanda dei piedi. In questo modo si ripete il gesto di Gesù che lavò i piedi ai suoi discepoli per insegnare loro che dovevano servire gli altri. Il Venerdì Santo si celebra il ricordo della passione e morte di Gesù sulla croce. Nelle chiese, per le vie di molte città, si svolge la Via Crucis, una processione che ricorda le tappe del cammino di Gesù verso la croce. Il Sabato Santo si ricorda Gesù nel sepolcro e si attende nella preghiera la sua risurrezione. Nella notte tra il sabato e la domenica si svolge nelle chiese di tutto il mondo la Veglia Pasquale, una lunga celebrazione che ha al suo centro l'annuncio della risurrezione di Gesù. Davanti alla chiesa, buia e silenziosa, viene acceso un fuoco e il sacerdote lo benedice. Col fuoco il sacerdote accende il grande cero pasquale, simbolo di Cristo risorto. Alla sua fiamma i fedeli accendono le loro candele ed entrano con il sacerdote nella chiesa buia, illuminandola. Viene poi benedetta l'acqua che si userà per la celebrazione del battesimo. La domenica, finalmente, le campane possono suonare a festa per celebrare la resurrezione di Gesù.